una data che mi è cara perché è il giorno di nascita del mio idolo, John McEnroe. In questa epoca abbiamo la sfortuna di non aver mai ascoltato esibirsi dal vivo Mozart al pianoforte. In compenso possiamo dire di aver visto giocare John McEnroe, che è la creatura che più gli si avvicina dal punto di vista caratteriale. Rissoso, iracondo, però a suo modo irripetibile e certo inimitabile. Ha conquistato il numero uno del mondo dall'81 all'84, ha duellato con Borg, con Lendl o con Connors. La cosa che però me lo fa ricordare più volentieri è una sua frase rispetto al campo da tennis. Lui non lo vedeva verde d'erba, rosso di terra o con i colori del cemento, lo vedeva bianco, diceva, come una tela di un pittore. Questo era lui, in campo un artista.